Dante si sofferma a riflettere sugli effetti beatificanti che la virtù di Beatrice opera su di lui. Il poeta sente che amore gli ispira tanta dolcezza e umiltà da portarlo verso la purificazione e la salvezza. Compone solo la prima stanza della canzone «Sì lungiamente m'ha tenuto amore», interrotta per l'improvvisa notizia della morte di Beatrice. Il nuovo capitolo ha inizio con una citazione dalle lamentazioni del profeta Geremia per la caduta di Gerusalemme sotto i babilonesi, che lascia trasparire il profondo dolore e lo stato d'animo di Dante. Il poeta, con poche parole, annuncia la morte di Beatrice, ma non ne vuole parlare. Si sofferma invece sul significato del 9, numero simbolico anche nel momento della morte di Beatrice, quando il 9 era presente nel calendario arabo, siriaco e cristiano. Dante spiega che il 9 fu tanto amico di Beatrice perché quando nacque i 9 cieli esercitavano tutti la massima influenza per la loro disposizione. Poi prosegue e afferma che se il 9 rappresenta il miracolo e che Beatrice è sempre associata al numero 9, ciò significa che lei stessa è un miracolo divino. Beatrice muore la prima ora dopo il tramonto del giorno 8 giugno dell'anno 1290, equivalente all'inizio del nono giorno del calendario arabo. Giugno era il nono mese del calendario siriaco. Dall'era cristiana dell'Occidente, iniziata nel 313 con l'editto di Costantino, erano trascorsi 9 secoli. Dante, meditando su tali coincidenze, ha voluto dimostrare che Beatrice stessa identificava il numero 9 e per essere questo multiplo del numero trinitario non poteva che essere una creatura celeste e motivo di beatitudine per ogni essere umano. Appresso ciò, cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna, cioè in questi 2 sonetti precedenti, e veggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo adoperava in me, pareami defettivamente avere parlato, e però proposi di dire parole nelle quali io dicesse come mi parea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude, e non credendo potere ciò narrare in brevitade di sonetto, cominciai allora una canzone, la quale comincia sì lungiamente. Sì lungiamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria, che sì com'egli m'era forte in pria, così mi sta soave ora nel core. Però quando mi tolle sì il valore che gli spiriti par che fuggan via, allor sente la frale anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore. Poi prende amore in me tanta virtute che fa li miei spiriti gir parlando ed escon for chiamando la donna mia per darmi più salute. Questo m'avvene ovunque ella mi vede
e si è cosa umil che non si crede. Quomodo sedet sola civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium. Io era nel proponimento ancora di questa canzone e compiuta n'avea questa soprascritta stanzia quando lo Signore della Giustizia chiamòe questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta Virgo Maria, lo cui nome fu in grandissima reverenzia nelle parole di questa Beatrice beata. E avvegna che forse piacerebbe a presente trattare alquanto della sua partita da noi, non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni. La prima è che ciò non è del presente proposito, se volemo guardare nel proemio che precede questo libello. La seconda si è che, posto che fosse del presente proposito, ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò. La terza si è che, posto che fosse l'uno e l'altro, non è convenevole a me trattare di ciò, per quello che trattando converrebbe essere me laudatore di me medesimo, la quale cosa è al postutto biasimevole a chi lo fae, e però lascio cotale trattato ad altro chiosatore. Tuttavia, però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole dinanzi, onde pare che sia non sansa ragione, e nella sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo, convenesi di dire quindi alcuna cosa a ciò che pare al proposito convenirsi. Onde prima dicerò come ebbe luogo nella sua partita e poi n'assegnerò alcuna ragione perché questo numero fu a lei cotanto amico. Io dico che secondo l'usanza d'Arabia l'anima sua nobilissima si partio nella prima ora del nono giorno del mese, e secondo l'usanza di Siria ella si partio nel nono mese dell'anno, però che lo primo mese è ivi Tisirin primo, lo quale a noi è ottobre, e secondo l'usanza nostra ella si partio in quello anno della nostra indizione, cioè degli anni domini in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in questo mondo ella fue posta, ed ella fue degli cristiani del terzo decimo centinaio. Perché questo numero fosse intanto amico di lei, questa potrebbe essere una ragione, con ciò sia cosa che secondo Tolomeo e secondo la cristiana veritade, nove siano li cieli che si muovono, e secondo comune opinione astrologa, li detti cieli adoperino qua giuso, secondo la loro abitudine insieme, questo numero fu amico di lei per dare ad intendere che nella sua generazione tutti e nove gli mobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme. Questa
è una ragione di ciò. Ma più sottilmente pensando, e secondo la infallibile veritade, questo numero fue ella medesima, per similitudine dico, e ciò intendo così. Lo numero del tre è la radice del nove, però che senza numero altro alcuno, per sé medesimo fa nove, siccome vedemo manifestamente che tre via tre fa nove. Dunque, se lo tre è fattore per sé medesimo del nove e lo fattore per sé medesimo dei miracoli è tre, cioè Padre e Figlio e Spirito Santo, li quali sono tre e uno, questa donna fue accompagnata da questo numero del nove a dare ad intendere che ella era uno nove, cioè uno miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile Trinitade. Forse ancora per più sottile persona si vederebbe in ciò più sottile ragione, ma questa è quella che io ne veggio e che più mi piace.